collaborazioni importanti che hanno sentito la mia carriera sono state poche, nel senso che io ho sempre suonato da solo la maggior parte delle volte, tranne quando poi ora stiamo facendo l'album, ma forse ne parleremo tra poco. Ho suonato con Cesare Malfatti della Plus in concerto, ho suonato con Claudia Coll, tramite Claudia Coll, con un suo spettacolo teatrale a Roma questo 23 dicembre. Diciamo, ce ne sono, ce ne potrebbero essere moltissime, perché poi, diciamo, collaborazioni importanti è relativo, sempre importante, perché collaboro con moltissimi artisti, con molti DJ, producer, tantissimi musicisti. Poi i rapporti più belli, che reputo quelli più importanti, sono quelli fatti a casa con gli amici, perché molte, spesso le canzoni nascono anche a casa, dove ci mettiamo a comporre, a suonare, anche, magari a volte nascono anche per gioco. Cioè, una delle collaborazioni più belle è quella con il mio amico Giuliano Fondacaro, che è un chitarrista, un compositore che ha fatto la scuola di Mogol a Roma, col quale appunto abbiamo composto anche insieme delle canzoni dell'album, di cui lui ha fatto per esempio la musica, io ho fatto i testi in due, per esempio. È pieno di collaborazioni, è pieno di featuring, quindi tramite, diciamo, tanto partiamo da una base. Il nuovo album viene prodotto da tre coproduttori, mio padre in primis, e quindi senza di lui questo progetto non sarebbe stato realizzabile, Simona Virlinzi e Nica Midulla, madre, cioè sorella e madre del defunto produttore Francesco Virlinzi, anche perché l'album è dedicato anche alla sua memoria. Poi ci sarà Giuliano Fondacaro, come ho detto prima, che ne ha preso parte, e Tony Carbone, che è produttore artistico, arrangiatore, fonico, insomma fa un po' di tutto. L'album è pieno di collaborazioni artistiche proprio perché nell'album saranno presenti 10 canzoni, di cui 3 strumentali che farò da solo, e poi saranno 7 canzoni cantate, di cui una in francese e 6 in inglese, e ogni canzone verrà cantata da un cantante appunto diverso. I cantanti saranno scelti tutti, li abbiamo già scelti chiaramente, madrelingua, e quindi abbiamo una cantante francese e 6 cantanti inglesi, americani e forse soltanto un italiano che ha vissuto 10 anni a Londra, ma ancora non mi sento di svelare i nomi, ma presto insomma arriveranno le conferme. L'album dovrebbe uscire per la Waterbeats, quindi la casa discografica di Nika, esattamente ad aprile. E poi sarà, insomma, tutta promozione, si spera una tournée, insomma, concerti in giro, apertura di altri grandi eventi. Questo ancora è in itinere, diciamo. Vi posso raccontare uno bellissimo. Siamo andati a suonare a Vienna 2 volte, la seconda volta questo settembre per un festival. Arriviamo all'aeroporto, io, la cantante, il chitarrista Giuliano, il sargentino era il soprano che faceva parte, e poi l'altro elemento era il violinista Nicolò Borgese. Praticamente il violinista è arrivato con tantissimo ritardo e pensavo non ce la potesse fare a partire con noi. Alla fine è riuscito ad arrivare in tempo, ma aveva la carta d'identità scaduta e non è partito con noi, e quindi sul momento poi ci siamo ritrovati a Vienna senza il violino, che era comunque uno strumento portante per certe canzoni che facevamo. Abbiamo recuperato una violinista a Vienna e si sono uniti pure 2 ragazzi giapponesi, uno col didgeridoo e un altro ragazzo che faceva beatbox, e abbiamo fatto un concerto stupendo in cui abbiamo miscelato dei suoni nuovi e tra il limite dell'improvvisazione di quello che avevamo già studiato prima, quindi è stata una cosa bellissima, al tempo stesso anche un po' rischiosa, che però è andata veramente bene. Non ho scritto neanche una canzone in italiano nell'album, questo dovrebbe essere indicativo di quanto io possa avere fiducia nel mercato discografico italiano. L'album, come ha detto sempre Tony Carbone, è un album che, diciamo, pure ha una certa internazionalità, perché abbiamo scelto accuratamente i cantanti in madrelingua e le canzoni, quindi i testi sono molto studiati, così come le musiche. È un album indirizzato soprattutto all'estero, anche se poi chiaramente io sono italiano, vivo in Italia, quindi si cercherà di promuoverlo chiaramente moltissimo in Italia, ma non ho grande fiducia nel mercato discografico italiano, anche perché sempre, paradossalmente, ho suonato più all'estero che in Italia, quindi questa la dice lunga su quello che possa essere il mio pensiero. Ciao a tutti fan di Urban Quick, io sono Marco Selvaggio e sono un suonatore di Hang.